l'hai allenato già a Gubbio, già lì credo che giocasse esterno come lo fai giocare, come ti piace farlo giocare qui a esterno. Voglio chiederti se è un ragazzo che, visto anche le scuole che un interno l'anno scorso, è pronto per il grande salto, il salto di qualità, cioè un ragazzo adesso maturo o ha ancora bisogno di qualcosa, e dici tu di che cosa? Buongiorno innanzitutto. Penso che Alfredo sia maturo. Parla bene che è un cittadino del direttore. Sì, sia maturo, però deve dimostrarlo. Aveva già fatto questa categoria, un'esperienza non positiva, adesso è una grande piazza, una grande squadra, tocca a lui dimostrare il suo valore. Io credo in questo ragazzo. Ha iniziato bene la prima gara, adesso ha bisogno di trovare continuità, però è un ragazzo che ha prospettiva. Io approfitto invece di Manuele Maurizio per chiedere come si fa a trasmettere questo senso di appartenenza, no? Di questa maglia così importante, di questa passione così importante della città di Salerno ai più giovani, agli ultimi arrivati. Se sentite un po' il peso della responsabilità, soprattutto tu che sei, insomma, qui un'istituzione. No, credo che sia facile, nel senso, vedendo anche la pubblica di Google, la gente che ci segue, quindi si sente che c'è voglia da parte della gente di essere rappresentati in un certo modo. Ecco, noi abbiamo fatto sempre di un gruppo forte, coeso, che ha fatto bene in questi anni, quindi anche i giocatori che si trovano a arrivare a Salerno sono, diciamo, indirizzati bene, sanno dove arrivano, sanno quello che chiede la gente, che chiede la società, e quindi credo che per loro sia anche da un certo punto di vista più facile riuscire poi a mettersi in mostra. Poi, come abbiamo detto fino adesso, credo che è una cosa che possiamo dare noi magari l'esperienza, no? Se si parla solo dell'età nostra, mia, di Maurizio, quindi qualche cosa servirà questa età. Senti, ma quanti anni vuoi ancora giocare? Ti sei dato una scadenza o come si risponde in questi casi? Finché ho voglia, finché c'è gamba, va. Finché anche ti danno la possibilità, ecco, bisogna trovare anche ambienti giusti, società giuste che danno la possibilità. Adesso si parla tanto dei giovani, giustamente sono il futuro, sono la possibilità per il calcio di fornire giocatori nuovi alla società, alla Serie A, alla nazionale, quindi è giusto che trovino il loro spazio, che trovino le loro possibilità. Per quel che mi riguarda, finché qualcuno avrà bisogno di un giocatore come me, finché potrò dare qualcosa, non è che una scadenza particolare. Fa piacere poter essere tornato in una categoria importante come questa, in questa, diciamo, in quest'annata, che magari per l'ultima volta o per può dare la possibilità di essere visto e di essere seguito. Quindi ringrazio Scarpa. Si è alzato un po' l'asticella dopo la vittoria con l'Avellino, c'è il rischio che adesso la città pretenda qualcosa in più di una semplice salvezza. L'entusiasmo è sicuramente tantissimo adesso in città, però noi dobbiamo essere bravi a starne fuori da questo, perché sappiamo che il campionato di D è difficilissimo, ci sono tantissime partite, noi sappiamo che dobbiamo arrivare il prima possibile alla media salvezza, che saranno una cinquantina di punti e poi chissà, e quello che dirà il campionato. La formazione l'hai già fatta per Brescia? Se sì, puoi accoglierla. No, qualche dubbio c'è sempre. Beh, Eusebio è fuori. Sì, purtroppo Umberto non ci sarà. Poi gli altri vediamo la rifinitura, però di solito lascio sempre qualche dubbio. Comunque non cambierei qualche giorno né con Maurizio né con Manolo, per essere chiaro. Cioè, mi tengo il campionato dei giovani, sì, ma anche dei dinosauri. Sì, io ho allenato i giovani anche tanto, sono il futuro, però se ci sono dei meno giovani con questo entusiasmo, con questa condizione fisica, beh, senti, io me li tengo stretti. Fai bene. Un'ultimissima curiosità, torni in B, questi primi 90 minuti non so se ti hanno già aiutato a capire, ma la ritrovi diversa rispetto a quella che hai lasciato a Bari? È presto per fare una valutazione. Penso, l'impressione, anche vedendo qualche partita, che
ci sia un po' più di qualità, soprattutto negli attaccanti. E poi credo che sarà un campionato comunque sempre equilibrato, che alla fine da lì la decide il campo, non i nomi, come è sempre successo l'anno scorso. Un po' di più, ci sono state qualche novità in più, quest'anno credo che ci sarà comunque qualche altra novità. Tipo? Che stiamo facendo fatica a individuare nuovi campi in Frosinone. Archegiani suggerisce la salernità. lo spero, però il nostro obiettivo, come hanno detto i ragazzi, è quello di raggiungere presto la salvezza e poi vediamo. Lo diceva anche Stellone l'anno scorso. Sì, anche in passato l'ho detto, però non dico come è finita. qualche sorpresa, non so se, ecco, l'Ascoli ha preso Cascia, potrebbe essere una sorpresa come il Perugia. Secondo te? No, il ministro, anche il Perugia è sempre una squadra. Due voti per il Perugia, sì. Manca quello di Manolo? Ma sorpresa, non so se il Perugia può chiamarsi sorpresa, comunque è una stagione importante, ha preso giocatori importanti. Quattro playoff l'anno scorso. Quindi sorpresa secondo me, non lo so, vedo tante squadre attrezzate bene, come abbiamo detto. Secondo me c'è più livellamento rispetto agli altri anni, anche se l'anno scorso poi addirittura due squadre che non venivano accreditate poi hanno vinto il campionato. Non lo so, non saprei, dalla prima giornata credo che sia un po' presto per inquadrare i valori, ecco. Per quel che riguarda noi vogliamo fare bene, doverci soddisfazioni, vogliamo regalare soddisfazioni alla gente, alla nostra società, quindi vedremo di partita in partita, ecco. È facile esaltarsi dopo la prima giornata, ma è una vittoria con l'Avellino che davano tanti danni come una delle squadre più attrezzate di questo campionato, quindi è normale fare subito pensare che avendo vinto con loro siamo già una squadra importante, quindi starei un po' più con i piedi per terra e penserei a già la prossima, che è abbastanza difficile. Capisci perché serve l'esperienza? Ultimissimo, Gianluca, vogliamo chiedere al direttore, a parte quelli suoi, ma qual è stato il colpo di mercato che più gli è piaciuto in questo mercato di Serie B? In assoluto, guardando anche un po' il lavoro dei tuoi colleghi. Fai anche tu su un attaccante? Beh, sicuramente se corrisponde al vero, credo di sì. Cascia, l'Ascoli, allo stesso maniero, il Bari, io metterei tra le squadre dei favoriti del Bari, una grande squadra. Sì, c'è stato un grande mercato. Senti, Capo Zucca aveva qualche soldo da spendere, insomma, gli ha spesi. Il mio libro Capo si è messo veramente male, perché se non vince, fuga d'acqua, non si è ha detto questo, è un campionato, come diceva, importante e ci saranno molte, molte sorprese. Grazie a tutti. Bocca al lupo. No, voglio dire una cosa a Renato. Noi saremo nel parere, vediamo se lei concorda, che al di là delle domande che fa l'inviato sul campo, quando è successo Modugno, poi sarebbe meglio che gli ospiti, i talent in studio, gli esperti in studio, chiosassero l'intervista più che incrementare, altrimenti si generano quelle situazioni un po' scabrose, no? Come l'anno scorso, tanto passiamo in campagna, non faccio un riferimento a Benitez, come quella con Benitez, se ricordate, dopo la fine con Torino, no? Dove praticamente Mauro gli faceva la domanda, lui gli faceva la risposta, sostanzialmente concordavano. Però un po' per la scarsa abitudine a parlare italiano di Benitez, un po' perché c'era questo carico di adrenalina bestiale dopo una sconfitta che non aveva senso. Non aveva senso per la squadra in quel momento, ne avrebbe compromesso le aspettazioni future, si arrivò a quella cosa. È d'accordo che forse è meglio che la domanda gliela fa
chi ha partecipato emotivamente alla gara come l'inviato sul campo e non il commentatore da studio, o come fanno in Inghilterra tra l'altro, oppure preferisce parlare direttamente con il marcheggiare? Io penso a tutti e due. Chi ha vissuto la partita, chi è stato vicino a me come Francesco e Luca, sul discorso tecnico-tattico, però chi l'ha vissuta, infatti stamattina appena ci siamo visti ha detto è un'altra persona, ed è così, io, da spettatore, è così, poi è normale, per me era risolta, torno a casa, gioco un derby e quindi le emozioni sono tante, anche se ho avuto la fortuna e il piacere di farne tanti in un'altra città passionale come Genova, però l'emozione è stata tantissima, grazie ai ragazzi poi che hanno fatto una prestazione eccellente, per questa emozione è andata bene. Insomma, sabato a Brescia come io lo portare? Te la faccio la domanda? Puoi farlo. Però credo che sia importante sia sul campo che dallo studio a livello tecnico-tattico, credo, che fa capire anche alla gente che ascolta a casa, sì, anche educarli. Sì, sì, Luca dice una cosa che lei non può ammettere per questioni proprio di lavoro, cioè dice ha fatto bene a togliere i vestiti. Dipende dagli allenatori. Pestini aveva in quel momento un risentimento per cui era più opportuno, quindi una verità. Allora evitiamo di fare le interviste. No, io dico che il compito di Luca è quello di analizzare. Poi ci sono allenatori che sono più un libro aperto e ci sono quelli che invece hanno segreti oppure devono giustificare le prestazioni negative o le prestazioni positive, sia di squadra che quella di singole. Io quello che mi pronto, eccoci qua, buongiorno a tutti. Beh, che dire, a noi si cai e Salerno ci mancava proprio, no? Quindi per noi è un fatto estremamente importante come società. Il Pescara permette di accontentare tanti, tanti tifosi che non sono residenti di Salerno per motivi di lavoro e che amano la propria squadra e che vogliono vedere la propria squadra. Per noi questo è un motivo, come dire, di grande soddisfazione aver riportato la Salernitana in un campionato importante come la Serie B. Diceva Pia Massimo, dice, noi la paragoniamo a una Serie A. È vero che vedere città importanti come quelle che partecipano al campionato di Serie B sta a significare che c'è un interesse, c'è un volano, c'è tutto un mondo che si può equiparare a quello della Serie A. Per cui noi come società, noi come città, come museria, come istituzioni, cercheremo di onorare al meglio questo campionato. Siamo una new entry, però penso che ci faremo valere per capacità, se non altro caratteriale, che abbiamo come situazione innata all'interno del nostro spogliatoio. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie.